Buongiorno a tutti. Buongiorno Rosaria. Ciao Grazia. Allora, aspettiamo giusto qualche secondo affinché si possano collegare più persone e vi racconto cosa è accaduto questa mattina in Consiglio regionale della Campania. Era prevista la seduta di Question Time e come vi dissi già qualche giorno fa, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni e email da parte di associazioni di pensionati, di invalidi diciamo, e di persone che anche come singolarmente mi avevano inviato delle perplessità, il loro, diciamo, la loro posizione in merito agli aiuti che la Regione Campania aveva predisposto per cercare di contrastare questo momento storico così difficile, andando anche in aiuto ai pensionati. Ricorderete tutti quali siano stati gli annunci, quale sia stata diciamo, la propaganda e la conferenza stampa che qualche mese fa il governatore, l'attuale governatore De Luca, aveva fatto in pompa magna, sbandierando, ripeto, perché è giusto ricordarlo, 900 milioni di euro in aiuti che dovevano servire per aiutare le attività produttive in difficoltà, che dovevano servire per aiutare i cittadini, le famiglie e le fasce deboli. E allora questa cosa qui, su questo argomento qui, noi abbiamo battuto ovviamente con delle proposte, ascoltando, facendo ciò che non ha fatto lui, perché, ripeto, una politica seria, una politica giusta, una politica capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, prima di scrivere, prima di fare, deve ascoltare i diretti interessati, deve ascoltare le categorie sociali, deve ascoltare le rappresentanze di categorie. Cosa che De Luca non ha mai fatto e non ha fatto neppure in questo momento. Abbiamo segnalato, quindi ho portato in Consiglio regionale alla seduta prevista per questa mattina di Question Time questa situazione che riguarda i pensionati campani in merito all'aiuto paventato, sbandierato da questa giunta regionale guidata da De Luca in questi mesi. Ricordiamo le parole quali furono. Abbiamo messo in campo tantissime risorse per gli aiuti da dare a tutti i pensionati che percepissero una pensione al di sotto di 1000 euro. Una cosa grossa, forte, bella, che fa presa, diciamo, anche a livello comunicativo e che crea ovviamente aspettativa e che crea nella platea dei pensionati anche, diciamo, un'attesa. Purtroppo però questa attesa per il 70% dei pensionati si è trasformata in una, diciamo, in un bluff, in un qualcosa che non è accaduto, perché poi successivamente, quando poi si è passati a scrivere il bando, quando poi si è passati a scrivere l'avviso, ci siamo resi conto che De Luca ha incluso in questa misura che prevedeva l'integrazione per 2 mesi delle pensioni al di sotto di 1000 euro a 1000 euro, con delle risorse che, ricordo, la Regione Campania sta gestendo, ma che sono risorse statali ed europee, quindi sta utilizzando anche i fondi del governo per fare questa cosa. Questo non è un dato da dimenticare. Che cosa fa? Annuncia una cosa e poi nei fatti aiuta soltanto coloro che vivono con la pensione minima. E allora a noi ovviamente fa piacere questa cosa, ci mancherebbe, perché questa è gente che ha difficoltà, ancora di più sta attraversando un momento critico dovuto anche a questa emergenza. Spesso l'abbiamo detto, i pensionati e chi percepisce una pensione in questo momento storico così difficile è diventato anche un ammortizzatore per tutta la famiglia. Però, non mi sembra giusto, non mi sembrava giusto che tantissimi altri percettori di pensioni ordinarie al di sotto dei 1000 euro, 700, 800, 600 euro e percettori di assegno di invalidità civile e
percettori, per esempio, esclusivamente di pensione di reversibilità. C'è tanta gente che va avanti soltanto ed esclusivamente con la pensione di reversibilità o con la pensione per invalidità, che sappiamo bene che essere ben al di sotto di 1000 euro. Ci è sembrato ingiusto, ci è sembrato discriminante che nella logica di costruire un aiuto diretto alle fasce deboli si fosse annunciata una cosa e poi se ne fosse fatta un'altra, come sempre, spesso, purtroppo, questo governatore ci ha abituato a fare. E quindi ho portato questa situazione in consiglio regionale, chiedendo, c'era l'assessore alle politiche sociali che mi ha risposto, chiedendo per quali ragioni, secondo quale logica si è proceduto a fare questa cosa, soprattutto alla luce degli annunci, soprattutto alla luce delle conferenze stampa che il governatore De Luca aveva fatto qualche giorno prima, qualche mese prima del bando. Seconda cosa che ho chiesto è se questa giunta intendesse correre ai ripari, mettere una toppa a questi errori discriminanti, ingiustificati, a stretto giro, ritagliando altre risorse, altre misure a garanzia, ripeto, degli invalidi, dei pensionati ordinari che percepiscono una pensione ordinaria ben al di sotto dei 1000 euro e di tutti coloro che vanno avanti, ripeto, con una pensione di reversibilità. Mi sembrava giusto avanzare questa proposta. E ho chiesto quindi se questa giunta avesse intenzione a stretto giro di mettere una toppa a quell'errore per poi, diciamo, aiutare e integrare anche queste fasce. La risposta che mi ha dato l'assessore non è stata, diciamo, quella che mi sarei aspettato, perché ha letto, come spesso questi assessori appunto vengono a fare in aula, leggono un papiello di cose che gli uffici gli hanno fornito, hanno avuto l'ok in quella risposta dal presidente e quindi vengono lì a leggere esclusivamente delle scartoffie per giustificare delle cose che sono ingiustificate. L'assessore è venuto a dirci che loro hanno optato per quelle fasce più disagiate, insomma, quelle fasce che secondo loro erano più esposte in questo momento storico al rischio Covid, perché queste spese, questa integrazione doveva andare nella direzione di aiutarle a superare questa situazione. Abbiamo detto che nelle fasce deboli ovviamente rientrano anche la platea che è stata esclusa, perché rispetto a chi percepisce una pensione minima che a stento arriva a 500 euro, ci sono un sacco di pensionati con una pensione ordinaria che arriva a 650, 700 euro e ci sono tantissime persone che vivono soltanto con un assegno di invalidità civile che sappiamo essere ben al di sotto. Stessa cosa accade per quelle di reversibilità, quindi fasce deboli, queste persone rientrano a pieno titolo, a pieno diritto, nella categoria delle fasce più deboli. Quindi, diciamo, si fa finta di non capire, si aggira la domanda con delle risposte che sono evasive, vengono richiamate con clamore sempre quelle frasi che il governatore in questi mesi ancora di più ha sbandierato, ossia che la Campania ha fatto un miracolo, che la Campania è l'unica regione del mondo, addirittura del mondo, ad aver messo in campo tutte queste risorse. Vorrei ricordare a De Luca che tutte le altre regioni hanno messo in campo aiuti, ognuna ha predisposto delle misure e che quindi è una bugia quella che viene reiteratamente sbandierata. Ma la regione Campania ha fatto peggio delle altre regioni, perché questi soldi, che ripeto sono fondi statali ed europei, quindi non regionali, attenzione, questi stanno gestendo delle risorse che ha dato il governo e ha dato l'Europa alla Regione Campania, di cui la Regione Campania aveva diritto a pieno titolo, quindi non hanno nessun merito, le stanno gestendo in una maniera che sta creando nelle categorie sociali delle disparità ingiustificate. Allora, diciamo, sarebbe stato meglio ovviamente prevedere sì degli aiuti, ma in maniera equa, tali da dare a tutti quelli che stanno vivendo delle difficoltà un aiuto. E allora, se non hai le risorse per fare questa cosa, dillo con chiarezza,
non che fai e metti su, costruisci una campagna elettorale su questa cosa, perché a casa c'è gente che aspetta poi i fatti delle cose che tu dici, quindi stai creando false aspettative, false illusioni in categorie, in fasce molto deboli, perché sappiamo bene quali sono le situazioni dei pensionati. E ripeto, ho ricevuto numerose mail, numerosi messaggi, e addirittura delle associazioni di pensionati di invalidità che hanno scritto a De Luca, attenzione, in questi mesi hanno scritto a De Luca per un incontro, hanno scritto a De Luca per far valere le loro ragioni, hanno chiesto un incontro al governatore, incontro che non c'è mai stato, incontro, domande e lettere che sono state inviate che non hanno mai ricevuto una risposta. Allora, se questo è un soggetto che deve governare la terza regione d'Italia per importanza, un soggetto che deve andare avanti, spot e propaganda sulla pelle di migliaia di persone che intanto vivono i problemi, lo ascoltano, magari in prima battuta gli credono pure e poi dopo si sentono offesi con questa modalità, diciamo, con cui si sta andando avanti, è veramente un qualcosa di assurdo, qualcosa che noi abbiamo segnalato, qualcosa che noi, su cui noi ci stiamo battendo con delle proposte, perché, come ripeto spesso, il Movimento 5 Stelle è un'opposizione costruttiva. Noi abbiamo sempre un'alternativa alle cose sbagliate che vengono messe in campo da questa amministrazione De Luca. Lo abbiamo sempre fatto. In 5 anni abbiamo prodotto fascicoli di proposte, di emendamenti, di proposte di legge, di mozioni, di interrogazioni, di question time. Allora è una vergogna che chi percepisce una pensione ben al di sotto di 1000 euro sia stato tagliato fuori. E allora stessa cosa vale per gli invalidi, ripeto, stessa cosa vale per le tante persone che non hanno altri redditi se non vivere con una pensione di reversibilità. E veramente questa è una cosa che mi fa molto male, l'ho detto anche in aula, perché mettetevi nella testa di queste persone, cosa devono pensare oggi dell'ente regionale, cosa devono pensare oggi dell'istituzione della regione Campania. Secondo voi questa gente oggi come vede la politica, come vede, diciamo, la regione Campania? Allora a causa di De Luca, a causa di De Luca, assolutamente, questa situazione sta creando un danno d'immagine a tutta la regione Campania, un danno d'immagine che fa perdere la credibilità dei cittadini nell'istituzione che dovrebbe rappresentare, perché da un lato c'è l'annuncio, c'è la parte di propaganda, dall'altro lato però quando andiamo a vedere poi nei fatti gente si trova fuori dalla possibilità di accedere a quelle misure. Ma in questi giorni io avevo acceso un focus e ho scritto insieme a qualche altro mio collega di tante altre cose che riguardavano per esempio le attività produttive, lo abbiamo detto a più riprese, sono rimaste fuori dagli aiuti un sacco di settori, un sacco di categorie sociali. Vedo che mentre parlo c'è gente che mi scrive: Maria D'Agostino, mio marito prende di pensione 295 euro al mese. Assolutamente. Chiedo a Maria, è una pensione minima questa o è una pensione di invalidità? Perché se è una pensione minima, è una pensione di invalidità, penso, perché la pensione minima è ovviamente al di sopra di 295 euro. Però, per esempio, il caso di Maria, che ci sta scrivendo, è il caso di una persona che è rimasta esclusa dagli aiuti. Quindi con 295 euro al mese, che ha una patologia, ovviamente è rimasto fuori senza motivo, ingiustificatamente, dalla propaganda messa su da De Luca. Ora, a noi ci fa piacere che chi ha la pensione minima si intenda possa accedere all'aiuto, ma sarebbe stato giusto che tutti quelli che ne hanno bisogno in questo momento storico e che sono ben al di sotto dei 1000 euro, il caso di Maria è emblematico perché con 295 euro mensili ovviamente una persona che ha una patologia non può vivere, ancor di più in un momento come questo qui storico, difficile,
che sta generando il Covid, perché oltre all'emergenza sanitaria, questa emergenza oggi è di natura sociale ed economica. Per cui tanta demagogia, tanta propaganda. Io sono andato in aula al Question Time, in Consiglio regionale, a portare la voce di tutti quei pensionati che vivono al di sotto di 1000 euro, con pensione di invalidità, con pensione di reversibilità o con pensioni ordinarie ben al di sotto di 1000 euro, per chiedere perché questa logica, per chiedere cosa hanno fatto queste persone per essere buttate fuori dalla integrazione che avrebbe garantito loro per 2 mesi di arrivare a 1000 euro. Quindi accanto ai tanti aiuti, ai tanti altri aiuti che si stanno mettendo in campo a livello centrale di governo, per quali ragioni il governatore, che sbandiera 900 milioni di euro di aiuti sulla Campania, ha creato questa disparità? Bisognava essere chiari sin dall'inizio, senza creare false aspettative e false illusioni nella gente che vive, ripeto, un dramma. E noi siamo consapevoli di questa cosa e semplicemente ascoltiamo il territorio. Allora De Luca ci fa capire in primis che per lui, ovviamente, in questo momento storico, in questi mesi, conta e ha contato soltanto la campagna elettorale, perché sta guardando già al momento elettorale, senza badare, diciamo, alle esigenze che la gente gli sta scrivendo direttamente anche tramite mail, tramite lettere, senza incontrarli. E in secondo luogo, assolutamente, dimostra che questo presidente è fuori da ogni logica, che questo presidente non ascolta, diciamo, le esigenze, che non conosce il territorio, insomma, che non ha fatto uno studio, non ha pianificato una strategia di ascolto e rispondente ai problemi, alle necessità delle varie fasce sociali. Ripeto, qua parliamo di pensionati, quindi parliamo di fasce deboli, parliamo di persone che vivono ancora prima del Covid un disagio, vivono una situazione di difficoltà, e quindi a maggior ragione con il virus, a maggior ragione con l'emergenza, bisognava dare una risposta. Allora, se ci sono queste risorse governative ed europee che la regione sta gestendo, e se c'è la volontà di dare aiuti alle fasce deboli, come è giusto che sia, è naturale che metti in campo, che sviluppi comunque delle misure che siano, diciamo, eque e che garantiscono tutte queste categorie, queste fasce. È un'ingiustizia per gli invalidi, come scriveva Alessandro, assolutamente, ma noi non demordiamo. Abbiamo scritto un'interrogazione, l'abbiamo portata al Question Time quest'oggi in aula. Devo dire che ho notato una certa difficoltà da parte del governo regionale nel rispondermi, perché c'è, secondo me, la consapevolezza di aver fatto una cazzata, di aver fatto qualcosa che agli occhi di tante persone non è giusta. Allora, non è giusta, e allora ci chiediamo perché è stata sviluppata in questi termini. E quindi dobbiamo andare avanti nello spingere in questa direzione. Io continuerò a chiedere, come ho chiesto in aula, di stanziare a questo punto delle risorse ad hoc che mettano una toppa, che vadano a colmare questo errore, perché questo è un errore madornale, è un errore madornale. Vi invito a tutti, dico a tutti coloro che ovviamente su questo argomento hanno da scrivermi qualcosa, hanno da propormi qualcosa, hanno da presentarmi un'istanza, hanno da presentarmi, diciamo, anche delle riflessioni, di farlo tranquillamente anche tramite social, anche scrivendomi qui sulla mia pagina in privato, perché capisco che molte situazioni che riguardano questi argomenti magari sono anche un pochino delicate, come avete visto qualcuno ha scritto, di mariti, di persone che vivono con delle patologie gravi, e allora mi rendo conto che su questo aspetto qua magari c'è pure qualche cittadino che non vuole scrivere, ma diciamo in pubblico, ma vuole magari scrivermi in privato. Io sono a vostra disposizione per portare continuamente la vostra voce, perché bisogna lottare contro queste ingiustizie, perché per me questa è un'ingiustizia. Se si è dichiarato una cosa, se si è fatto una conferenza stampa in pompa magna, a quel punto lì devi mantenere gli impegni con tutte le persone, non che poi, quando poi vai a fare i fatti,
ti dimentichi del 70%, ripeto, dei pensionati campani. Questa è una cosa che va detta e noi l'abbiamo portata in consiglio regionale e la continueremo a portare sotto forma di altre proposte dove chiederemo diciamo giustizia, chiederemo di mettere una toppa a questi errori, che sono ingiustificati, ripeto. La stessa cosa ha fatto, ma giusto per farvi capire l'atteggiamento di questo presidente, la stessa cosa sta facendo per il corso concorso, per il piano diciamo lavoro che tanto ha utilizzato nella sua propaganda, diciamo circa un anno fa. Per 4-5 mesi ascoltavamo sempre e reiteratamente quegli spot nel dire che la Campania ha fatto un miracolo, che la Campania è unica nel mondo, che grazie a De Luca la Campania è risorta. Ma questo forse ha delle allucinazioni, perché voglio dire, chi vive in Campania, chi vive i problemi della Campania sa benissimo che non è cambiato nulla, anzi è peggiorata forse la situazione. In piena sintonia con chi ha gestito il bene pubblico, il centrodestra, 5 anni prima, De Luca non ha fatto una mazza per la gente. Lo sta dimostrando ancora oggi quale sia l'atteggiamento in merito ai soldi che sta gestendo per dare aiuti, bonus alle persone. Dicevo, sul corso concorso ha fatto la stessa cosa. Ha dichiarato migliaia e migliaia di posti di lavoro, faremo, diremo, per la prima volta la Campania ha centralizzato un concorso, una preselezione per fare in modo di svecchiare i comuni, per fare in modo di rimpiazzare e di colmare i vuoti degli enti locali e dei comuni. Andiamo a vedere poi nei fatti come è stata strutturata questa cosa e ci accorgiamo che non garantisce purtroppo a chi ha partecipato, a chi supererà tutte le preselezioni, una strada concreta, una strada sicura di assunzioni, perché è stato annunciato all'inizio ai comuni chi volesse partecipare a questa cosa. Alcuni comuni hanno aderito, altri comuni non hanno aderito, ma i comuni non sono obbligati ad attingere dalla graduatoria finale che poi si farà, ossia questi ragazzi dopo le preselettive andranno a fare un corso presso diciamo gli enti locali, presso i comuni, un corso retribuito con 1000 euro lordi al mese, 700 euro, quindi ci sarà pure qualche ragazzo che già lavora, una persona magari che già lavora, dovrà licenziarsi, dovrà dimettersi per andare a fare un corso di un anno, signori, presso un comune, un corso al cui termine non dà alcuna sicurezza di assunzione nei comuni per diversi motivi. Uno, perché l'accordo che ha fatto con i comuni scade il 31 dicembre 2020, e quindi siamo ancora in alto mare. Il 31 dicembre 2020 è fra pochi mesi, quindi vuol dire che dall'anno prossimo nessun comune è obbligato, è vincolato, è impegnato in questa cosa. Due, potrebbero cambiare le amministrazioni di un comune, quindi il sindaco che prima ha aderito magari non ci sarà più, ci sarà un nuovo sindaco di un altro schieramento politico che la vede diversamente e quindi potrebbe ritirare quell'adesione. Oltretutto un comune, sappiamo bene, in Campania, specialmente con questa difficoltà, può entrare in dissesto, e se entra in dissesto un comune sappiamo che non potrà assumere. Allora è stata costruita una macchina di propaganda sulla pelle di tante persone che hanno partecipato, perché legittimamente se c'era una possibilità di accedere a un posto di lavoro, vista la propaganda di De Luca, un sacco di persone si sono presentate, come è giusto che sia, perché se si parla di lavoro in una campagna dove il lavoro non c'è, è giusto e normale che tanti ragazzi e tante persone, diciamo, abbiano studiato, abbiano pure speso soldi per prepararsi e poi si sono presentati alle preselettive. E quindi però lo abbiamo sempre detto che quella strada costruita da De Luca non dava alcuna sicurezza per il futuro, per creare posti di lavoro. La cosa sicura che andrà a creare è che grazie all'utilizzo dei finanziamenti europei andrà a finanziare un tot di numeri dei tirocinanti presso i comuni, ma parliamo di un corso di 1000 euro lordi, 700 euro circa netti. E poi che cosa succede? Chi già lavora e ha per esempio un posto di lavoro in una ditta, per poter accedere al corso che cosa fa? Si deve dimettere, deve essere licenziato.
Cosa deve fare questa persona? E se al termine di questo corso, che durerà un anno, non sarà assunto, perché è tutto un dubbio per le ragioni che vi ho detto, che fine faranno questi ragazzi e queste persone? Avranno perso anche il lavoro precedente. E allora avevamo proposto all'inizio, è inutile che fai il corso. Quando queste persone hanno superato le preselettive e tutte le prove messe, diciamo, in campo, fagli fare direttamente il contratto ai comuni. Allora, i comuni che possono assumere facevano direttamente il contratto a sti ragazzi, dopodiché i soldi che teneva a disposizione per i corsi, che ha messo sui corsi, poteva utilizzarli benissimamente, ma avendo già un contratto il giovane, la persona che ha partecipato e ha superato il concorso, con l'ente comunale. Io voglio ricordare che grazie al Movimento 5 Stelle, al nostro governo, si sono liberati tantissimi posti di lavoro nei comuni per la possibilità di accedere a quota 100, quindi abbiamo necessità di svecchiare gli enti comunali, il personale che va in pensione assolutamente, ancora di più, ma non bisognava costruire questo percorso in questi tempi, bisognava dare delle sicurezze ai partecipanti, a coloro che avrebbero superato le prove preselettive. Oggi è tutto un dubbio. Questo è per farvi capire la propaganda da un lato, i fatti dall'altro. E intanto però con un occhio si guarda la campagna elettorale. Intanto si parla di lavoro, di creazione di posti di lavoro, che il lavoro, come ho spiegato, non è, al momento purtroppo. Ma noi spingeremo affinché queste persone abbiano delle possibilità più serie e più concrete. Attenzione, perché dobbiamo tutelare i partecipanti sull'iter, diciamo, del concorso, ma dobbiamo tutelare anche e soprattutto chi ha vinto il concorso, chi ha superato le prove, chi oggi legittimamente ambisce, spera di essere assunto. E allora anche in quel caso lì vedete che De Luca non ne sta parlando più. Allora fate un percorso: prima abbiamo avuto un'ondata mediatica del governatore dove non si parlava di altro, si parlava di corso concorso, di piano lavoro, di rivoluzione, di migliaia di posti di lavoro in arrivo, del salvatore un po' della patria. Oggi De Luca non parla più del corso concorso e quando ne parla lo fa per scaricare le sue, diciamo tutto quello che non funziona su altri, su Formez, su Ripamo, sul governo, sulla burocrazia, insomma, questa cosa qua, come la chiamiamo?